Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Approvata la legge di manutenzione 2022, IRPET, l'Aula approva il bilancio 2021, il Consiglio dice sì anche a un ordine del giorno per restituire alla Regione oltre 2 milioni di euro per progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. Presentato in Consiglio regionale il nuovo CDA della Fondazione Sistema Toscana. È stata approvata dal Consiglio regionale la legge di manutenzione 2022. Voto favorevole della maggioranza, mentre l'opposizione ha votato contro. Nello specifico, questa legge di manutenzione interviene su 15 leggi regionali che toccano vari ambiti, tra cui le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati, sul servizio sanitario regionale, il testo unico del personale, la legge urbanistica e il codice del commercio. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che, tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva, appunto, della legge di manutenzione. Un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione, molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utile alla Regione Toscana a partire da settembre, quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Su una legge di manutenzione che, per chi non è un addetto ai lavori, è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri 9 volte. Cioè 9 volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula. Non perché chissà cosa, perché non erano in aula. 8 volte, 7 volte in commissione, 2 volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni, che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentarli in aula, e quindi viviamo in questo caos. Cosa diceva il nostro emendamento? Di adeguare la normativa regionale alla normativa nazionale in materia di oneri di urbanizzazione, perché soltanto nella normativa nazionale, non quella regionale, e qui inevitabilmente c'è della confusione, è prevista una riduzione di almeno il 20% per gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione. Quindi questa sollecitazione, che veniva da numerose amministrazioni di vario colore, ma anche da diversi cittadini, purtroppo decade. Quindi uno stato confusionario di una maggioranza che addirittura in commissione ha votato contro alcuni esponenti, proprio alcune disposizioni, e inevitabilmente sono state ripresentate sotto forma di emendamento in aula. Uno stato confusionario, incerto, e ne risentono soprattutto i cittadini toscani. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Bilancio che registra un utile di oltre 500.000 euro. Si tratta di una cifra significativa che viene dal fatto che ci sono state una serie di economie nel corso dell'annualità 2021 in IRPET, economie che sono derivate dai minori costi che si sono sostenuti a livello di personale, sia per quanto riguarda la figura del direttore che per quanto riguarda due dirigenti,
sia minori costi che derivano dal Covid e dallo sviluppo del lavoro agile. Questo ha consentito quindi un utile di 500.000 euro che, come previsto dalla legge istitutiva dell'IRPET, viene trattenuto per 100.000 euro, quindi il 20% al fondo di riserva per la copertura di perdite future, e l'altro 80%, quindi 400.000 euro, viene restituita alla Regione Toscana, che, come sappiamo, è l'ente che contribuisce al finanziamento non soltanto delle attività istituzionali, ma anche delle attività comuni di IRPET. Un bilancio che viene approvato con il sostegno della maggioranza di un istituto molto importante. Fare oggi programmazione economica è per noi fondamentale a supporto delle decisioni che dobbiamo assumere, soprattutto nel contesto come quello attuale, che vede, diciamo, la Toscana che ancora si muove a macchia di leopardo rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa, rispetto alle infrastrutture, e c'è da comprendere e capire bene come le risorse che a livello comunitario verranno trasmesse in Toscana vengono utilizzate nei territori. Sarà un lavoro propedeutico fondamentale per definire il piano regionale di sviluppo che, per nostro avviso, in termini politici, a settembre deve essere approvato prima ancora della definizione del prossimo DEF, perché lì ci giochiamo gran parte delle risorse comunitarie dei prossimi anni. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità un ordine del giorno che prevede la restituzione da parte di IRPET alla Regione di una cifra superiore ai 2 milioni di euro che dovranno essere destinati a progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. Il documento prevede che dei quasi 3 milioni di liquidità che abbiamo appreso essere nelle disponibilità di IRPET, IRPET ha nei propri conti correnti 3 milioni di liquidità. Questi 3 milioni sono investiti nei vari conti correnti e fruttano a IRPET 27 euro all'anno di interessi. Crediamo che non sia il caso di tenere immobilizzati 3 milioni di euro per guadagnare 27 euro all'anno di interessi, quindi abbiamo chiesto che 2 milioni di questi 3, quindi in pratica lasciando nei conti di IRPET i soldi che servono per la gestione ordinaria dell'azienda, per pagare i dipendenti, per pagare i fornitori, ma 2 milioni vengano restituiti alla Regione Toscana e destinati a progetti in ambito sanitario, sociale e culturale. E per fortuna questo documento è stato approvato da tutte le forze politiche. È scomparsa all'età di 102 anni l'ex campionessa di sci Celina Seghi. Nata a Pistoia nel 1920, vinse una medaglia di bronzo ad Aspen ai mondiali del 1950 nello slalom speciale e conseguì un numero incredibile di vittorie nei campionati italiani. Il presidente della Regione Toscana e il consigliere Petrucci, ex sindaco di Pistoia, hanno voluto ricordarla con queste parole. In Toscana tutti siamo orgogliosi di ciò che significa per gli sport invernali l'Abetone, il luogo dove nacque lo sci moderno in Italia. Non dimentichiamoci oggi che tutti noi pensiamo agli atleti che vengono dalle Alpi, dal nord Italia, che in realtà la prima grande affermazione erano il 1950 e poi il 1952 con campionati mondiali. Olimpiadi di Oslo viene dall'uomo che ha immortalato la Betone, Zeno Colò. Ma accanto a Zeno Colò vi erano una serie di atleti di grandissimo livello, che anzi proprio sulla scia di Zeno Colò non hanno magari avuto quella visibilità mediatica che per i loro successi potevano meritare. Celina Seghi era forse proprio la numero due in questo senso, ovvero la prima grande donna atleta dello sci, innumerevoli suoi successi ai campionati italiani, alle manifestazioni internazionali, nelle grandi manifestazioni che esaltavano allora negli anni 50 e poi 60 lo sport invernale fra l'Italia e quello che era la crescita dell'importanza dello sport a livello europeo e mondiale. Celina Seghi ha vissuto 102 anni e io con lei ho avuto innumerevoli occasioni di contatto, perché finché ha potuto camminare è stata sempre con noi. Celina è stata uno dei pionieri dello sport, specialmente tra le donne. Voi pensate cosa voleva dire nascere nel 1920 sull'Appennino, sulla montagna pistoiese ad Abetone, dove le sue coetanee, penso alla mia nonna, passavano la vita tra la raccolta dei mirtilli, dei funghi o per portare le pecore e le mucche al pascolo. Lei partì dall'Abetone e andò a giro per il mondo, ad Aspen, a vincere e fare gare di sci e a portare l'Italia sul podio
e anche sul gradino più alto delle più importanti competizioni del mondo. Insomma, un personaggio mitico, Celina Seghi, che ha attraversato tante epoche, dal 1920 a oggi. Insomma, vi rendete conto quanto è cambiato il mondo intorno a lei, con un'eleganza, con una classe quasi come fosse una regina. Io ho avuto l'onore, il privilegio di conoscerla, di starle vicino in alcune importanti iniziative, l'ultima volta che l'ho vista, l'inaugurazione della sala a lei dedicata all'interno del Museo dello Sci di Abetone, e in quell'occasione appunto ricordo che le misi la fascia tricolore al collo, e lei, che allora aveva già oltre 100 anni, comunque stava a petto dritto con questa fascia tricolore. Insomma, un personaggio mitico che ci ha reso tutti più importanti, che ci ha inorgoglito della sua presenza. È stato presentato nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso il nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana. Il prossimo CDA, nel segno della continuità, lavorerà per consolidare la mission della Fondazione, affiancare le istituzioni regionali nel racconto di una miscela unica di beni e valori materiali e immateriali attraverso gli strumenti della comunicazione digitale evoluta. La presentazione del nuovo consiglio di amministrazione, che ha un mandato quinquennale, la Fondazione non nasce con noi, ecco. Quindi noi raccogliamo un'eredità già consolidata, per quanto mi riguarda doppiamente, essendo io il presidente uscente, e quindi non posso fingere di non conoscere, diciamo, la struttura e la Fondazione. Dicevo, raccogliamo un'eredità che è un fattore ormai consolidato nelle politiche regionali. La Fondazione è il depositario, il braccio operativo, lo snodo che riesce a portare a terra numerosi aspetti e elementi delle politiche regionali e della programmazione regionale nel settore latamente inteso della cultura, poi viene declinato in numerosissimi affluenti. È un compito che ci deriva dal nostro essere fondazione, che opera in regime di in-house providing, che è un tecnicismo per dire che la nostra relazione con la regione, con tutta la regione, è una relazione bidirezionale, c'è un rapporto e un affinamento tecnico, organizzativo, gestionale particolarmente strutturato. Di questo ovviamente il Consiglio di Amministrazione è particolarmente orgoglioso, ma al tempo stesso onerato, perché si tratta di recepire e riprodurre indirizzi che stanno fuori dalla dimensione operativa della Fondazione e che sono poi calati nella nostra, appunto, fase operativa, attuativa, e annualmente vengono sottoposti a scrematura, a vaglio. Non è un intervento una tantum che poi si traduce in interventi minuti, ma c'è un raccordo costante, continuo, con tutta la Regione Toscana, con la Giunta in particolare, ma anche con il Consiglio regionale, che vuol dire tradurre in politiche attive sul territorio tutta la dimensione dell'economia creativa, ecco, potremmo chiamarla così, che in Toscana ha, diciamo, una serie di elezioni per ragioni storiche, culturali appunto, ma anche di scommessa, di investimento che su questi temi è stato fatto, e noi ne siamo in qualche misura la testimonianza attiva. Per noi è davvero importante, importante per la Giunta, importante per il Consiglio, il lavoro che sta portando avanti Fondazione Sistema Toscana. Consentitemi di ringraziare chi in questi anni ha dato il proprio contributo, di fare un grande in bocca al lupo al Presidente Di Passio, al Vicepresidente Colicelli, a tutti i membri del CDA. Il lavoro di Fondazione Sistema Toscana è importante, da un lato per rappresentare, raccontare la nostra identità, e dall'altro per noi, per il Consiglio regionale, con cui è nata dallo scorso anno una collaborazione importante, è stata fondamentale per realizzare quel processo di digitalizzazione che abbiamo voluto mettere in atto, per fare di questo luogo, la Casa delle Toscane e dei Toscani, un luogo accessibile in cui ognuno può accedere a tutte le informazioni, per creare trasparenza. Se oggi siamo in questa splendida sala dedicata a David Sassoli, lo dobbiamo al lavoro di Fondazione Sistema Toscana, oltre degli uffici del Consiglio regionale. E poi tante le iniziative fatte insieme, dai 700 anni di Dante Alighieri, alle feste della Toscana, alla festa dell'Europa. Insomma, una collaborazione tesa a sviluppare le iniziative del Consiglio regionale e far conoscere al meglio le qualità che il nostro territorio propone. Insomma, un ruolo importante che deve essere ancora di più valorizzato.
È tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache Commenti si ferma per la consueta pausa estiva, gli appuntamenti riprenderanno a settembre. Grazie per averci seguito.